Respingono con forza e decisione le accuse i due protagonisti della vicenda di spionaggio che è stata scoperta dalla polizia postale di Roma in collaborazione con l'FBI americana. Nel corso degli interrogatori che sono durati nella intera giornata di mercoledì e davanti ai loro avvocati hanno detto di non aver mai rubato dati né svolto attività di spionaggio, ma hanno anche detto che gli indirizzi di posta elettronica sono pubblici e alla portata di tutti. Non c'è stata alcuna prova di sottrazione di dati da parte loro. A loro viene contestato il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato e intercettazione illecita di comunicazioni. Intanto il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha disposto la rimozione del capo della polizia postale di Roma, Roberto Di Legami. Tra i motivi alla base della decisione, l'aver sottovalutato la portata dell'indagine sullo spionaggio dei politici senza informare i vertici delle Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Mimmo Siena, Speciale News. La questione dei termosifoni spenti in alcune scuole cittadine a Cerignola in provincia di Foggia continua a tenere banco. Nella giornata di martedì, una delegazione del Partito Democratico Cittadino, composta dal capogruppo D'Alessandro e dalla consigliera Di Biceglia, si è recata in alcuni istituti per verificare le condizioni climatiche. Una situazione generalmente positiva negli istituti visitati, tranne alcune eccezioni. La consigliera Di Biceglia mette anche in evidenza che c'è stata una mancata e corretta informazione. E poi, al di là delle ridicole esternazioni dell'assessore all'urbanistica Bubano, che ha accusato alcuni docenti di creare caos per alcuni termosifoni accesi, segnaliamo come l'assenza di un assessore con delega alla cultura determini una situazione di particolare difficoltà. E tra l'altro, gli stessi consiglieri hanno messo anche in evidenza la situazione delle dimissioni del maestro Rosario Mastroserio dalla guida delle Teatro Mercadante. Una città senza scuola, dicono, è una città senza futuro. Mimmo Siena, Speciale News. Si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dell'emigrante e del rifugiato, giunta alla 103ª edizione. Anche per la cittadina di Cerignola, in provincia di Foggia, ci sarà un momento di riflessione. Giovedì 12 gennaio, dalle 18 alle 20, con una tavola rotonda dal titolo Migranti minorenni vulnerabili e senza voce, presso la sede della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano. Interverranno esponenti di associazioni a difesa dei migranti e anche dei servizi sociali. Le conclusioni saranno portate dal vescovo della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, Monsignore Luigi Renna. Mimmo Siena, Speciale News. È cominciata la prima tranche dei quarti di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia di calcio. Martedì sera allo stadio San Paolo il Napoli ha battuto lo Spezia con il punteggio di 3-1. I gol arrivano subito nel primo tempo, al terzo minuto con Zielinski, poi il pareggio di Piccolo. Nella ripresa arriva l'1-2 partenopeo che sancisce la qualificazione ai quarti, prima con la rete di Giaccherini e poi con Gabbiadini. Mercoledì altre due partite, alle 17:30 Fiorentina-Chievo ed alle 20:45 attesa allo Stadium di Torino per Juventus-Atalanta. Mimmo Siena, Speciale News.